Il cortometraggio realizzato dal giovane nisseno Francesco Petrantoni continua a ricevere riconoscimenti. A Botta d'Umascio, infatti, qualche giorno fa ha conquistato la giuria tecnica della terza edizione di Incorto, il festival di cortometraggi svoltosi a Barcellona a Pozzo di Gotto, nel Messinese, organizzato dall'associazione Mutamenti Liberi. A distanza di qualche mese dal successo ottenuto al Cuneo Film Festival, Francesco Petrantoni ottiene due targhe, il premio Incorto 2022 e quello Sicilia Incorto 2022. Sono molto contento di aver vinto il festival, anche perché c'erano in gara altri cortometraggi, altri film molto validi che avevano un'ottima fotografia, un'ottima regia, quindi sono molto contento di essere stato il vincitore del festival. Non mi aspettavo comunque questa vittoria e non mi aspettavo neanche il grande applauso che poi mi hanno dato i giudici, che erano Tiziana Lodato, Davide Vigore e David Coco. Un lavoro che parla di tradizioni e di mestieri, realizzato per motivi di studio per il nisseno che al momento vive a Milano seguendo un percorso formativo proprio nel campo del video design e che però sta ottenendo molti consensi. Un mini documentario parla di un ritratto di un lustrascarpe, ossia Giuseppe Romano, che è un lustrascarpe famosissimo nella nostra città, che ha 92 anni e che ancora oggi ogni mattina, di mattina presto alle 7:30, va verso la piazza, verso Corso Umberto e continua a svolgere il suo lavoro. Stare dietro una telecamera, occuparsi della regia, raccontare una storia, una grande passione per il giovane 19enne che spera possa far parte anche del proprio futuro lavorativo. Il sogno sarebbe diventare documentarista, regista di documentari. Sapete come si chiama? Chi sta? A Botta d'Umascio.